Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve il filtro abitacolo Cabin HEPA+, che trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Adesso potrai accedere al filtro dell'abitacolo in alto a sinistra del compartimento del motore. Togli la copertura del motore. Tira sul tappo situato a sinistra, sotto il recipiente del liquido del tergicristallo nel compartimento del motore. Rimuovi il filtro. Prima di montare il filtro nuovo, è importante togliere le impurità rimaste nel compartimento del filtro. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Esistono tre tipi di filtro dell'abitacolo. Quelli bianchi si chiamano filtri del polline, mentre quelli neri si chiamano a carbonio attivo. I primi bloccano solo le polveri, mentre i secondi bloccano anche gli odori e i gas. Una nuova generazione di filtri è stata lanciata sul mercato. Purflux ha sviluppato i filtri per l'abitacolo Cabin HEPA+, che filtrano le particelle delle dimensioni dei virus e sono 50 volte più protettivi rispetto a un filtro per abitacolo tradizionale. La scelta è tua! Rimonta il nuovo filtro facendo attenzione al senso del flusso dell'aria. Le frecce devono puntare verso il basso. Rimetti la copertura. Infine, metti a posto la copertura del motore. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Justool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.